Allora, per fare questo coprispalle abbiamo bisogno, io uso l'uncinetto del numero 7, la forcella, dei marcapunti e delle forbici, ok? Io uso questo filato, questo è un filato che è abbastanza spesso e quindi viene, diciamo, risulta poi un lavoro abbastanza pesante, però morbido. Infatti lo lavoro, ripeto, con l'uncinetto del numero 7. Allora, io ho già fatto delle strisce, che sono piegate. Adesso vi faccio vedere come iniziare il lavoro con la forcella e poi vi faccio vedere anche come si uniscono le strisce una con l'altra, ok? Allora, prendo il filo, l'uncinetto e faccio un cappietto. Ed entro qui. Allora, cerco di portare il mio cappietto al centro. Io vado qua, così, in questa maniera. Metto qua, chiudo. Se riesco, perché la forcella è nuova, quindi qua è un pochino duro da. Allora, dicevo. E porto il filo dietro. Allora, vediamo se riesco così al centro. Quindi entro all'interno delle due asole, prendo il filo, faccio una catenella, poi vado, scusate un attimo, vado sotto i due fili alle due asole, faccio una maglia bassa. Adesso passo l'uncinetto dietro al lavoro, giro la forcella, entro qui all'interno delle due asole, faccio una maglia bassa. Allora, prendo un po' di filo. E ripeto, metto dietro l'uncinetto dietro alla forcella, giro, prendo la prima asola, questa maglia bassa, porto di nuovo la forcella dietro, giro, vado nella prima asola. È facile da vedere perché se tirate su l'asola è la prima, proprio questa. Quindi entro all'interno delle due asole, prendo il filo, faccio una maglia bassa, porto di nuovo il filo dietro, entro nella prima asola, maglia bassa. Ecco, così. Allora, io per fare questo coprispalle o cappa, come la vogliamo chiamare, più K, che è una K più che un coprispalle. Allora, io farò 114 asole. Quindi dobbiamo lavorare 114 asole a destra e 114 asole a sinistra. Io perché qui ho messo dei marcapunti? Perché quando arrivo a 50 asole metto un marcapunto, così ogni volta non sto lì a contare dall'inizio. Quindi mi segno le mie prime 50 asole, poi ne faccio ancora 50 e segno con un marcapunti e poi ancora 14. Quindi in tutto facciamo 114 asole. Va bene? In questa maniera. Così. Allora, andiamo avanti, poi vi faccio vedere come dobbiamo unire le strisce. È molto facile, è facilissimo e devo dire anche che è anche un po' è divertente anche.
mettere insieme le strisce. No, non abbiiamo bisogno di ago, non abbiamo bisogno di niente, va bene? Allora, andiamo avanti, ci ritroviamo quando abbiamo le strisce. Allora, io per fare questa cappa farò 6 strisce, ok? E per chi vuole una cappa più alta ne può fare di più. Invece di 6 ne fa 7, dipende. Poi man mano che andate avanti lo provate, provate fino alla misura che più vi piace. Va bene? A dopo. Eccomi qua. Ok, adesso vi faccio vedere come unire le strisce. Quindi le mettiamo dritte così. Metto più in qua, uso un uncinetto più grosso, questo è il 12, l'uncinetto del 12. Non è necessario comunque, io lo faccio per comodità. Comunque, se avete un uncinetto abbastanza grosso, lo potete usare. Allora, iniziamo. Prendo 3 asole, 1, 2, 3 e 3 da questa parte. 1, 2, 3. Quindi abbiamo 6 asole, 3 da questa striscia e 3 dall'altra. Quindi adesso passo come se dovessi fare una catenella, così. Adesso vicino ancora. Quindi siamo da questa parte. Adesso torniamo di qua e prendo 3 asole. 1, 2, 3. Prendo le 3 asole dietro e passo così. Adesso andiamo da questa parte. Quindi 1, 2, 3. Prendo le 3 asole dietro e passo. Adesso andiamo, siamo da questa parte, abbiamo preso le asole da questa parte. Adesso passiamo di qua. Quindi facciamo 1, 2, 3. Prendo le asole dietro e passo così. Adesso andiamo da questa parte. 1, 2, 3. E passo. 1, 2, 3 e chiudo così. Facciamo ancora così, vi faccio vedere come viene la treccia. 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Questa è la treccia. Adesso mi spiace che il filato scuro non si vede benissimo, comunque è lo stesso della cappa, quella chiara, ecco, color crema. Quindi adesso andiamo avanti così per tutta la striscia. Va bene? Quindi man mano che andiamo avanti dobbiamo unire tutte le strisce. E lo dobbiamo fare tutto in questa maniera. Poi quando finiamo di fare questa striscia, prendiamo un'altra e ricominciamo da capo qui. Ricominciamo di nuovo qui e facciamo la stessa cosa che stiamo facendo qua. Va bene? Allora, andiamo avanti. Per tutta la striscia e poi ci ritroviamo e iniziamo a chiudere un'altra striscia insieme e poi andate avanti da sole, va bene? A dopo.
Eccomi qua, allora io ho finito e ho chiuso fino alle ultime tre asole ed è rimasto qui le tre asole qui dove ho chiuso, ho fatto la treccia. Adesso metto qua un marcapunti, va bene? Che poi questo lo dobbiamo chiudere con le altre strisce, dobbiamo chiudere a cerchio. Adesso qui ho preso un'altra striscia, iniziamo insieme ad unire le strisce, quest'altra striscia, poi è andata avanti da sole. Allora qui è dove ho il mio cappietto, faccio 1 2 3, vado da questa parte e prendo 3 asole e chiudo come se facesse una catenella. Poi 1 2 3 e chiudo. 1, 2, 3. Vado qui dall'altra parte. 1, 2, 3. Chiudo. 1, 2, 3. Allora, facciamo questa lavorazione fino a ad unire tutte le nostre strisce, va bene? Quindi se volete 4, 5, 6 strisce, dipende quanto volete alta la vostra cappa, va bene? Allora andiamo avanti, uniamo tutte le strisce e poi ci ritroviamo per chiudere a cerchio. Eccomi qua. Allora io ho fatto le mie strisce, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 strisce, ok? Adesso dobbiamo chiudere a cerchio. Quindi metto in due la mia qui striscia. Qui ho dove i marcapunti, ho fermato le trecce, va bene? Allora adesso vado qui da questa parte. Allora dobbiamo mettere le trecce dritte. Devono combaciare. Qui c'è la prima e qui c'è la prima vicino, ok, questa con l'uncinetto. Adesso andiamo qui dove abbiamo la nostra l'altra treccia, vado dentro così. Questo abbiamo anche il filo che va dentro, va sul rovescio. Ok, ecco, è per farvi vedere così. Ok, prendo un pezzettino di lana del gomitolo, chiudo. Abbiamo il filo. Quando abbiamo chiuso le asole e stringo con questo. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa con le altre trecce. Poi con l'ago della lana tutti i fili che abbiamo all'interno li dobbiamo nascondere, ok? Così. Questo va all'interno. Ho preso, ecco, così.
Poi con l'ago della lana nascondo i fili. Adesso facciamo anche questo. Andiamo qui. Ecco. Allora, dobbiamo chiudere in questa maniera, ok? E poi con l'ago diamo, diciamo, qui, diamo un punto qui, un punto qui. Però le trecce devono combaciare bene e i punti non si vedono poi, dato che li facciamo poi con la stessa lana. Va bene? Adesso chiudiamo questo e questo. Qui abbiamo ancora due trecce, quindi sono 1, 2 e 3. Qui. Anzi, no, è troppo qua. Allora. Ok. Mi viene meglio così con le mani. Prendo pezzettino di lana. E faccio un nodo con questo. Qui è dove abbiamo iniziato le asole. Quindi mi aggancio qui e faccio un nodo. Così. Stringo, però non più di tanto. Ok, continuate a chiudere, ok? Mi raccomando, fate combaciare le trecce. Va bene? Ok, dopo che abbiamo chiuso a cerchio, adesso vi faccio vedere come fare un bordino. Ok? Allora, qui dobbiamo chiudere e fare il bordo e facciamo in questa maniera. Allora, facciamo 1, 2, 3 e poi ancora 1. 2, 3. Quindi prendiamo 3 asole dietro e passiamo le 3 asole davanti, così accavalliamo. Quindi facciamo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Così viene il bordino. Poi davanti, se volete, poi io qui non farò niente. Comunque, se volete, potete mettere
quando poi facciamo il bordino sia qui che qui, possiamo mettere uno spillo, possiamo, oppure un fiore, insomma, possiamo mettere qualcosa qui davanti. La lavorazione non è difficile, è facile. Forse io all'inizio mi sono un po' confusa a spiegare. Comunque, la lavorazione è molto molto semplice da fare. Ok, arrivo alla fine e poi chiudiamo con insomma, vi faccio vedere poi alla fine come chiudere. Eccomi qua, sono alla fine del bordo qui per chiudere. Allora, qui abbiamo dove abbiamo iniziato, entro qui, nella parte interna. Quindi qui abbiamo fatto la chiusura, quindi entro qua e faccio così. Prendo un filo che ho dietro, qui. Ecco, e passo. Scusate un attimo. Ecco, in questa maniera. E adesso col l'ago vado a chiudere. Ok? Allora, adesso io devo nascondere tutti i fili che ci sono all'interno. Ecco, allora, in pratica la nostra cappa è fatta. Faccio vedere. Visto? Ripeto, potete mettere qualcosa davanti, se volete un fiore, un qualsiasi cosa. A me piace così, io la lascio così, la lascio molto così, semplice, è già bella così. Va bene? Ok, io ho finito e spero che, insomma, che mi sono spiegata bene in questo tutorial, anche perché è la prima volta, diciamo, che spiego la forcella. È un lavoro nuovo anche per me. Quindi, comunque, per qualsiasi problema, contattatemi su Facebook in privato e cercherò di aiutarvi in tutti i modi. Ok? Vi ringrazio, vi saluto e al prossimo tutorial. Ciao!